Ciao a tutti, oggi video un po' diverso dal solito, niente scampagnate, viaggi, storie, punti. Stavolta voglio parlarvi di sottotitoli, perché fino a qualche tempo fa io utilizzavo i sottotitoli direttamente nei video, quindi già li mettevo lì in italiano e in inglese ed erano pronti. Adesso utilizzo quelli YouTube che devono essere attivati. E in molti, da quando ho fatto sto cambio, mi state chiedendo: ma i sottotitoli YouTube, come si usano? E quindi ho pensato di fare questo video. Voglio spiegarvi anche perché ho pensato di cambiare modo di sottotitolare i video. L'ho fatto fondamentalmente perché YouTube offre questa possibilità e offre di farlo in un'ottantina di lingue, se è possibile. Ora, non ci arriverò mai probabilmente a 80 lingue, però almeno mi dà la possibilità di sottotitolare i video in almeno 8-10 lingue. E quindi raggiungere molte, molte più persone. Per le lingue che riesco a parlare, io riesco un po' a sistemarli i sottotitoli. Per quelle che non parlo, mi affido alla traduzione automatica YouTube, ma i feedback sono abbastanza positivi, eh? Mi dicono gli amici croati, gli amici polacchi che alla fine non è malissimo, si capisce anche molto bene, e quindi ho deciso di continuare adesso. Spero di aggiungere sempre più lingue. Vi spiego come attivare i sottotitoli se guardate i video dal computer o dal telefono, e vi spiego anche come cambiare i sottotitoli, cioè se volete cambiare il colore, il font, la grandezza, c'è un modo per farlo direttamente da YouTube. Vi spiego tutto. Partiamo intanto dallo smartphone. Per attivare i sottotitoli mentre guardate un video dal vostro telefonino, basta toccare lo schermo e nel menu in alto a destra toccare l'icona CC. Toccando questa icona, i sottotitoli verranno direttamente visualizzati in basso sul vostro schermo. Può capitare che la lingua primaria di un video sia, ad esempio, l'inglese, e quindi i sottotitoli verranno visualizzati direttamente in inglese. Per cambiare la lingua dei nostri sottotitoli basta toccare nuovamente lo schermo e proprio accanto all'icona CC che abbiamo appena utilizzato c'è un'icona con tre puntini verticali. A questo punto non ci resta che aprire il menu Captions e scegliere dalla lista la lingua che desideriamo. Una volta fatto ciò, i nostri sottotitoli saranno nella lingua desiderata per l'intera durata del video. Passiamo adesso al PC. Anche qui, per attivare i sottotitoli, bisognerà cliccare sull'icona CC. Per fare questo, basta muovere il mouse per attivare il menu e in basso a destra troverete l'icona CC. Per cambiare lingua cliccate sulla rotellina proprio accanto al menu CC. Da qui si aprirà il menu dei sottotitoli, dal quale potrete scegliere la lingua che desiderate. Attraverso il menu dei sottotitoli è possibile cambiare i sottotitoli stessi, intendo il font, la dimensione o il colore. Basta cliccare su Opzioni, come vedete su schermo, e si aprirà un menu che ci permette di fare delle scelte. La prima è quella dei font. Possiamo cambiare i font, ce ne sono diversi a disposizione. Secondo me quelli in corsivo non vanno benissimo, mentre quelli in stampatello vengono visualizzati perfettamente. Possiamo poi cambiare il colore, ci sono tantissime scelte, io personalmente preferisco sempre il bianco. Una cosa fondamentale è poter cambiare la dimensione del font dal PC. Chi ha problemi a leggere i sottotitoli piccolini, qui trova esattamente quello che cerca. Possiamo anche cambiare lo sfondo. Molte persone hanno dei problemi col bianco sul nero o il bianco sul grigio, quindi per dare ancora più risalto ci sono diversi colori. Possiamo anche cambiare la trasparenza dello sfondo per renderlo più o meno acceso. Si possono anche aggiungere delle ombre ai sottotitoli, queste ombre danno ancora più risalto ai sottotitoli stessi. Se vi accorgete che dopo tutti questi cambi non vi piace assolutamente quello che avete scelto e volete tornare alle impostazioni di base, basta scorrere fino alla fine del menu e cliccare su Reset. Questo farà sì che i sottotitoli torneranno al classico bianco su sfondo nero.
Grazie mille per aver guardato questo video, spero vi sia servito e spero che possiate anche darmi dei feedback, dei consigli su come migliorarli i sottotitoli. Se beccate qualche minchiata, ditemelo, la posso aggiustare. Il bello YouTube è questo, posso tornare ad editare il video, aggiustare i sottotitoli e rimetterlo online come se nulla fosse. Grazie Picciotti e alla prossima!